I'll try to follow the advice of Enrico. That's not about speed, so try to speak slower. It's really nice to be here, to not be speaking behind a screen, but I think it's especially nice, or soprattutto bello, di parlare di un argomento così importante, cioè come il design può aiutare a rendere l'utilizzo della tecnologia più umano, perché penso che soprattutto oggi non possiamo più prendere per scontato che semplicemente applicare le nuove possibilità di nuove tecnologie o esplorarle al fine di cosa riusciamo a fare sia per definizione progresso. Cioè, concordo pienamente con quello che è stato detto prima su, per esempio, Hyperloop e altri esempi. E mi fa anche piacere che c'è questa iniziativa qua a Torino, perché penso che Torino ne ha bisogno di questo tipo di dialogo. Torino ha una identità storica molto forte, ma un'identità che deve evolversi, cambiare, forse anche in modo un cambiamento culturale per rimanere rilevante per il futuro. Soprattutto nel campo che conosco molto io, che è quello del mobility design. Velocemente chi sono io? Io arrivo dal Belgio, si sente dall'accento forse. Ho studiato all'Università di Delft, che mi ha dato una visione molto ampia di cosa è il design. E Olanda crede anche nel makeable society, cioè che si può creare la società. Forse mi ha dato un'impronta anche quello. E sono arrivato qua a Torino più o meno 20 anni fa per fare un stage in Pininfarina, una delle storiche aziende di design qua a Torino. Poi ho avuto il piacere, anche l'onore, di diventare direttore design in Pininfarina e con un team lì ho potuto disegnare tante macchine che prima o che escono da questo contesto, come Ferrari, altre macchine sportive. Ed era un percorso, un ciclo professionale bellissimo, ma allo stesso momento sentivo, intorno al 2010-2011, che era arrivato il momento per concludere quel primo ciclo professionale per me stesso, perché sentivo un forte bisogno di poter allargare il campo, più che altro mentale, nel quale potevo lavorare, oltre l'oggetto, oltre il puro design, nel campo di quello che si chiama oggi forse mobility design, e di quello che vorrei parlare, tornando un po', di reframing del mobility design, ma forse sarebbe meglio di dire reframing del car design per diventare mobility design. Ed è quello che ho fatto e per quello che ho anche creato insieme ai partners Granstudio, che è uno studio adesso qua a Torino. Siamo più di 60 designers, architetti, urbanisti, ingegneri, software developers, modellatori, un team molto multidisciplinare, anche multiculturale, che adesso disegna mezzi per la mobilità del futuro. E questi mezzi sono ancora anche il disegnare dei veicoli. Mantengo con lo studio la capacità, ma anche la passione di disegnare il veicolo, ma non ci limitiamo a questo. Qua vedete qualche esempio, ma non ci limitiamo all'automobile, ovviamente. Disegniamo nuove tipologie di veicoli, disegniamo servizi di mobilità, perché rispondere alle esigenze non per forza più con un oggetto, ma spesso anche con un altro modo di fare. E siamo sempre più anche coinvolti nel disegnare piani di mobilità, piani per le città del futuro. Credo addirittura che un paio di anni fa eravamo insieme anche allo studio di Enrico su un progetto in Belgio. E questo è bellissimo perché quando lavori su, per esempio attualmente stiamo lavorando su un piano di mobilità per una città in Belgio per il 2050, quello ti apre la mente, devi pensare su una scala più grande e penso che sia rilevante di farlo con una profonda conoscenza anche di cosa potrà fare la tecnologia, cosa potranno essere le nuove tecnologie, perché se no rischiamo di letteralmente cementare il nostro passato nel nostro futuro. Dobbiamo fare il contrario, dobbiamo preparare le città a poter accogliere le nuove opportunità, o anche fuori dalle città, ovviamente, in modo che poi si può davvero fare il progresso. E oggi vorrei un attimo percorrere questo reframing, quell'andare dal car design al mobility design. E comincio con questa immagine molto semplice, per fare un percorso pulito, chiaro. Un'immagine che non rappresenta soltanto l'automobile, ma rappresenta l'oggetto più che altro come il design storicamente, anche molto qua a Torino, era proprio focalizzato sul disegnare l'oggetto, la bellezza dell'oggetto. Spesso quando si cominciava progetti, si cominciava a fare i bozzetti di come doveva essere l'oggetto su un foglio bianco o lo guardavamo in stanze bianche, isolato dal mondo, isolato dal contesto. E le parole che si usava spesso erano riferite all'oggetto stesso. Parlavamo della curvatura della superficie, il rapporto fra pieni e vuoti, le proporzioni. E questa concentrazione ovviamente ha portato a un altissimo livello della cura, anche la padronanza di disegnare qualcosa. Superfici, riflessi che vengono curati al massimo. E un bravo car designer capisce che se cambia una sezione, anche di qualche millimetro, e lo fai con varie linee, può cambiare il feeling che ti dà un oggetto. E questa attenzione al dettaglio continua, non è che diminuisce il valore, continua. Oggi lo facciamo studiando nuove texture che ci permettono di usare materiali un po' magari un po' meno nobili, ma ecosostenibili. E spendiamo ore e ore a fare dettagli che fanno capire la cura, in dettagli che, guarda caso, oggi spesso esprimono la tecnologia. E quello che ho imparato da questa prima parte, e per me rimane rilevante, rimane importante, è che il design ha quella capacità, ma potenza, di creare un collegamento emotivo. E questa è una cosa che, secondo me, dobbiamo curare, mantenere e con quale possiamo lavorare. Ma ovviamente focalizzare solo su quell'oggetto non basta più oggi, non si può più lavorare così, l'abbiamo visto anche negli interventi precedenti. Dobbiamo concentrarsi sull'utente. Oggi si parla di user-driven design, user experience design, user-centered design. È l'utente che sta centrale nel nostro pensiero e capiamo che quello che dobbiamo disegnare non è l'oggetto, quello che dobbiamo disegnare è l'interazione che c'è fra l'utente e l'oggetto. È lì che sta il valore. E l'oggetto o il servizio o la tecnologia è soltanto uno strumento per arrivare a quell'obiettivo. E per quello che, come abbiamo visto prima, oggi non si parte più con il bozzetto di subito capire come è la forma della cosa. Si parte con, ovviamente, approfondire user, capirlo, user journeys, come conoscete, i scenari per arrivare da un altro punto di vista, per capire cosa che dobbiamo fare. Nello studio abbiamo creato anche degli strumenti abbastanza avanzati di augmented reality per sostenere e stimolare anche arrivare al design attraverso veramente capire cosa si fa dentro l'automobile qua, ma non solo. E ovviamente il design dell'interazione fa parte di questo e anche cambia, secondo me, quello che si definisce come bellezza, una bellezza che non sta più soltanto nella forma fisica statica, ma una bellezza che è proprio sentito in come si interagisce con la forma. E secondo me è una cosa bellissima l'evoluzione che stiamo vedendo di mettere la parte umana più al centro di quello che pensiamo e che facciamo e mettendo poi tutte quelle cose che abbiamo imparato su la cura delle piccole cose come un strumento, non come obiettivo a sé stante. Ma non basta questo. Veramente non basta, perché se guardiamo solo, se il nostro obiettivo come designers è solo di rendere il meglio possibile la relazione fra l'individuo e quello che usa o fa, ci manca una dimensione fondamentale, ovviamente. Ed è quello di quello che succede intorno, il contesto, la scala più grande, la società. Questo, secondo me, deve essere il reference framework del mobility design, che non si vede più l'oggetto, non sai più cosa sarà al fine, ma parti soltanto di una comprensione dei bisogni individuali, desideri individuali, ma anche i bisogni collettivi. Lì non parlo soltanto dell'ecologia che è da prendere per scontato oggi, ma una relazione e una interazione più profonda con il contesto nel quale disegniamo. Vorrei fare qualche esempio di cose che stiamo facendo nello studio. Il primo progetto si chiama Koma. Koma è un'iniziativa che abbiamo iniziato insieme a partners che vuole rispondere a quello che stiamo vedendo nella città. L'abbiamo sentito prima ed è evidente per tutti. L'automobile è un pesce fuori acqua nella città. L'automobile oggi è Swiss Army Knife che ci permette di fare tutto, ma non è perfetto per ogni situazione. Nella società multimodale dobbiamo guardare come possiamo adattare i veicoli più al loro contesto specifico. E come parte dall'idea che se vogliamo ridare qualità alle città, e anche questo per me è humanizing. Humanizing non è soltanto l'esperienza individuale, ma l'humanizing è anche migliorare quello che è intorno a noi in modo che noi lo viviamo meglio. E siamo partiti dall'idea che dobbiamo trovare un modo per semplicemente poter ridurre la larghezza dei veicoli in modo che possiamo liberare spazio ma senza diminuire subito il flow-through nel traffico. E qua una cosa molto importante penso che sia quello che si può chiamare transition design. Cioè non basta di ideare un end state perfetto. È quasi più importante di disegnare come possiamo arrivare lì, qual è il primo passo da fare. E quel primo passo, secondo me, passa attraverso quell'esperienza individuale. Cioè il primo veicolo che uso mi deve dare qualcosa di positivo, così lo parlerò a altri, diventerà un successo, ma poi la cosa importantissima, penso, è che in quello che disegniamo ci deve essere dentro un valore che poi quando c'è adattazione di massa, quello che facciamo non è creare un danno all'ambiente, ma usiamo l'effetto di massa per creare un miglioramento. In questo caso sarebbe che poi ci sono abbastanza di quei veicoli, poi effettivamente possiamo cominciare a fare le nostre strade in un modo diverso. Il primo beneficio individuale è che posso già andare in modo più fluido nel traffico, consumo meno energia, posso caricare senza avere un fast charger, posso parcheggiare dove voglio, ma poi se riusciamo ad avere un'adozione di massa, creiamo veramente un miglioramento anche a livello collettivo. Perciò pensare al collettivo come parte integrante del design e anticipare cosa può succedere dopo. Il design di cui avevo parlato prima, non riesco ancora a condividere il progetto intero purtroppo, ma lì la cura che abbiamo imparato, che poi quel piacere nasce anche dal piccolo dettaglio, e non è soltanto di forma, l'avevamo sentito parlare del no friction, tutti quegli elementi lì che definiscono l'user experience sono super importanti per usare il design come catalizzatore di un movimento, di un cambiamento positivo. Il secondo progetto è un progetto che nasce un po' da un progetto di mobilità su scala più urbana in Belgio, dove abbiamo collaborato insieme con il studio di architettura del Belgio. E lì c'era una situazione dove fra una stazione, un ospedale e un centro commerciale c'erano 800 metri. 800 metri è un po' troppo lontano per camminare se magari, per esempio, sei anziano o hai le borse o piove, è Belgio, ma troppo poco anche per prendere un taxi o magari un pullman, aspettare 15 minuti per il pullman. E da lì abbiamo creato man mano un nuovo categorie di oggetti, le chiamano MoBjects, Mobile Objects, ed era anche nostra riflessione su cosa davvero possiamo fare con quella tecnologia autonoma. E anche qua la cosa che non volevamo fare è semplicemente prendere la possibilità di fare autonomous, mettere nelle macchine che facciamo e pensiamo che stiamo risolvendo già il futuro perché tutto andrà in modo autonomo. Non andrà così, invece abbiamo preso il contesto davvero come elemento di design, abbiamo pensato come lì dentro puoi migliorare l'esperienza umana e quello ha un valore anche più oltre quel specifico contesto perché per me è guardare come riusciamo nella trasformazione delle città che spesso sono costruite sulla scala ormai dell'automobile, che sono fuori dalla scala umana, come riusciamo a creare una mobilità più diffusa, più integrata, che va a stimolare anche quel cambiamento. E questi sono i MoBjects che poi abbiamo lì nato anche dal human behavior, che qua è anche il discorso che speed non è tutto, più come si possono creare movimenti che danno più piacere. E questi MoBjects abbiamo poi sviluppato e qua riconosco un po' le cose che sono state prima, la trasparenza, l'interazione con quello che c'è intorno a te, ma anche un design che, dove l'aerodinamica proprio non c'entra nulla, perché l'aerodinamica è importante in autostrada, ma non in città, perciò abbiamo fatto delle forme che sono quasi mimetiche, che quando è parcheggiato in una piazza non disturba come l'automobile, che è un oggetto che ruba lo spazio. Anzi, sono oggetti che riescono a rendere più intenso il collegamento con l'ambiente. Qua adesso l'applicazione della pubblicità che poi permette anche di prendere questi oggetti gratis, ma ugualmente uno potrebbe prevedere un progetto di arte integrato nella città che reagisce all'ambiente. O quando sono fermi, contrario alla macchina, volevamo che su quel contesto c'era un impatto positivo. Allora sono percepiti come veicoli, ma anche quando sono fermi, che danno un'esperienza positiva sia a chi lo usa, sia alla città. Diventa un meeting point, diventa anche un punto letteralmente di luce nella città e così varia. E l'ultimo esempio è un esempio stessa riflessione, quella mobilità autonoma, cosa vuol dire, e quasi questa è anche un po' la nostra piccola reazione contro progetti come Hyperloop, che sono per me troppo technology push, troppo totalitarian praticamente. E abbiamo guardato di nuovo il contesto, cioè in Europa soprattutto migliaia e migliaia di chilometri di binari che non vengono usati. Perché non vengono usati? Perché non è sostenibile spesso economicamente di gestire tutto un servizio con chi sta sul treno e tutto quanto. Abbiamo fatto sempre parte di un progetto di ricerca per una regione nel nord Europa, sviluppato il ciclomatic. Il ciclomatic è usare la tecnologia dell'autonomous, che sul binario diventa molto semplice, per rendere più piacevole l'utilizzo della bici, perché in quella zona era abbastanza diffuso, con dei tratti di 20-25 km che era un po' troppo lungo per la gente per fare commuting, ma poi quando si arrivava alla città aveva bisogno della bici, perciò un veicolo che non quello che si vede davanti ma quello dietro, dove poi andarci sopra con la bici, e anche qua un design che si va a integrare nel contesto, perciò un approccio più architettonico al design. E anche qua attenzione molto ai dettagli da quel no friction, perciò evitare che magari aspetti un veicolo ma poi quando arriva è già pieno, perciò piccoli dettagli che aiutano queste cose, ma anche stare attento che nei piccoli dettagli non interrompono l'esperienza, perciò per quello che la parte bassa del veicolo è lo stesso tarmac della tua strada, perché non vogliamo che interrompi l'esperienza di andare in bici. Abbiamo guardato che l'altezza di occhio, se il veicolo passa chi decide invece di andare in bici, rimane uguale, in modo che il contatto rimane oltre la trasparenza. E questo per me è il framework del mobility design, la parte collettiva, la parte individuale, e solo, perché solo così possiamo vedere se abbiamo bisogno di un veicolo, o un'automobile, o un servizio, o magari semplicemente delle nuove leggi che aiutano a cambiare l'atteggiamento. E il ruolo, questo per me è rilevante perché andando nella società più multimodale che si deve andare, per me è la vera necessità per davvero fare un miglioramento ecologico, perché solo se accettiamo di fare veicoli che si adattano meglio a uno specifico contesto, possiamo davvero fare un salto nel loro consumo energetico e altro. Se continuiamo a disegnare veicoli che devono andare bene dappertutto, saranno un incredibile crossover, letteralmente, di tutte quelle cose, che l'automobile è un prodotto incredibile, ma c'è spazio per fare un passo quando guardiamo più specificamente e soprattutto quando il nostro campo del design non è né l'oggetto né puramente il servizio, ma anche l'infrastruttura. Perché io penso che la combinazione fra l'infrastruttura, il servizio e il veicolo sia un vero campo da esplorare dove c'è ancora un grandissimo potenziale. E tutto questo ovviamente cambia il ruolo del designer. Cioè, mi auguro di vedere dei veri scuole di mobility design che non nascono semplicemente dall'automotive design, ma sono delle scuole dove si combina architecture design, psychology e automotive design, perché secondo me tutti questi componenti servono per poter fare questo passo. Per concludere, per me tecnologia ha un ruolo molto importante, ma è un mezzo che riusciamo a utilizzare come designers per creare un rapporto con l'individuo e il design riesce a dare emozione positiva a quel rapporto, ma dobbiamo disegnare quel rapporto che è necessario per iniziare il cambiamento partendo da una visione e consapevolezza più pronunciata di quello che collettivamente succede intorno a noi. Grazie.